Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della Google Developers Live. In questa puntata Marco Saviano del GDG Campania ci parlerà del Google Cloud Messaging, ovvero la possibilità di mandare notifiche push alle vostre applicazioni su client Android. Queste notifiche push ad esempio vengono utilizzate da Gmail, da Twitter e da molti altri programmi e servono per avvertire il vostro client che qualche cosa sul server sta succedendo, di un evento accaduto sul server, senza la necessità di far continuamente richiedere al vostro client se qualche cosa è cambiato e quindi risparmiando anche molto le batterie. Io vi lascio a Marco e ci vediamo alla prossima puntata della Google Developer Live. Ciao! Salve a tutti, mi chiamo Marco Saviano e sono uno degli organizzatori del Google Developer Group Campania. In basso trovate tre link nei quali potete trovare informazioni su cos'è un GDG, come poter seguire un GDC, come poterne entrare a far parte, e all'ultimo link trovate la homepage del GDG Campania. Il 6 e 7 dicembre 2012, presso l'Università degli Studi di Napoli Partenope, sede centro direzionale, è stato organizzato dal GDG Campania, in collaborazione con l'OS Lab Unipartenope, il DevFest Campania. Questo è stato un evento nel quale sono state presentate le tecnologie Android e AppEngine. Nel link che troviamo sul Lucido possiamo trovare il programma completo del DemoFest e il link alle slide in formato PDF di tutti i talk tenutosi all'evento, incluso le slide che troveremo in avanti sul Google Cloud Messaging. Il Google Cloud Messaging, da cui l'acronimo GCM che verrà utilizzato d'ora in avanti, è una tecnologia, un servizio che viene molto utilizzato nelle applicazioni Android e nell'applicazione AppEngine. In questo talk però ci soffermiamo al suo utilizzo in ambito Android. Allora, questo è un servizio gratuito che permette agli sviluppatori di inviare dati dai propri server alle applicazioni. Il servizio GCM gestisce tutti gli aspetti di salvataggio dei messaggi e il loro invio alla specifica applicazione. Per facilitare la comprensione di questo servizio, facciamo un esempio, il quale sarà l'esempio portante per tutti i miei talk. Consideriamo un'applicazione che ci permette di ricevere gli aggiornamenti in tempo reale dei risultati sportivi. Allora, pertanto, vedremo che quando ci sarà un aggiornamento, lo sviluppatore, tramite un suo server, invierà un messaggio alla nostra applicazione. Ora vedremo i vari passi per fare, diciamo, ciò. Le caratteristiche di questa tecnologia sono che il GCM non dà garanzie riguardo l'invio e l'ordine di ricezione dei messaggi. Un'applicazione per ricevere il messaggio non deve obbligatoriamente essere in esecuzione, in quanto andrà definito, come vedremo in avanti, il broadcast receiver. Allora, questo punto direi che è fondamentale, in quanto sappiamo bene che il problema maggiore dei moderni sistemi operativi per dispositivi mobili, quali siano Android, iOS o Windows Phone, sono proprio quelli che subiscono del problema del battery drain, cioè del consumo eccessivo di batteria. Il fatto che questo servizio non necessiti che l'applicazione sia in esecuzione, che pertanto consumi batteria, direi che è un punto fondamentale. Non fornisce né l'interfaccia utente né la gestione dei dati, infatti verrà soltanto consegnato all'applicazione il raw data, cioè il messaggio grezzo, che poteva essere processato dall'applicazione stessa. È necessario aver installato il Google Play Store, in quanto per collegarci ai GCM server utilizzeremo la connessione che viene utilizzata con il Google Play Store. In questa slide vediamo quali sono i componenti fisici che vengono utilizzati per usufruire del servizio GCM. Il primo è il dispositivo mobile,
che non è altro che il nostro dispositivo, che sia smartphone o tablet, avente come sistema operativo Android. Poi c'è il server dell'applicazione, che è un server configurato dallo sviluppatore per utilizzare il GCM. I server GCM invece sono server specifici di Google che gestiscono l'interazione tra il server dell'applicazione e il dispositivo mobile. Pertanto, la comunicazione tra il nostro server e la nostra app su un dispositivo mobile avverrà grazie all'ausilio del server GCM. Allora, qui invece troviamo quali sono le credenziali dell'applicazione, cioè i vari ID che vengono utilizzati. Allora, il primo è il sender ID, che è l'identificativo fornito dalla Google API Console utilizzato nel processo di registrazione, come vedremo in avanti. Allora, ricordiamo che la nostra applicazione può essere registrata sulla Google API Console. E questo sender ID non è altro che il project number che ci viene assegnato. L'application ID è l'identificativo corrispondente all'applicazione, utilizzata dal gestore del sistema del dispositivo per la sua identificazione. Questo verrà prelevato proprio, verrà calcolato dal package name. Registration ID, identificativo fornito dai GCM servers all'applicazione se la registrazione, cioè l'abilitazione del servizio GCM, andrà a buon fine. L'account Google, che viene utilizzato proprio per connetterci ai server GCM, è un particolare tipo di token, che viene chiamato Sender Out Token, che è il token che autorizza il server dell'applicazione a comunicare con i GCM servers. Allora, vediamo quali sono le fasi del ciclo di vita dell'applicazione. La prima fase è l'abilitazione del servizio GCM, invio dei messaggi, ricezione dei messaggi, disabilitazione del servizio. Ora vedremo nel dettaglio le quattro fasi. Partiamo dall'abilitazione del servizio. Al primo avvio, l'applicazione invia un registration intent al GCM server. Il registration intent che vediamo scritto in verde nel primo passo includerà il sender ID e l'application ID. Se la registrazione va a buon fine, il GCM server invia un broadcast intent, scritto in verde nel secondo punto, che assegnerà all'applicazione registration ID. Notiamo bene che il registration ID può essere modificato in seguito dal GCM server. Pertanto, la nostra applicazione deve far sì da gestire questo fenomeno. Per completare la registrazione, il registration ID verrà inviato dalla nostra applicazione al server dell'applicazione. Qui vediamo in questa figura uno schema della fase di abilitazione GCM, che consta in tre fasi. Poi c'è l'invio dei messaggi da parte del server dell'applicazione al nostro dispositivo mobile. Allora, il server dell'applicazione, come detto, invia il messaggio ai GCM server. Google, nei suoi GCM server, metterà in coda e serverà i messaggi nel caso in cui il dispositivo mobile sia offline, i quali verranno inviati appena il dispositivo torna online. Sul dispositivo, il sistema Android, una volta che riceve l'intent da parte del server GCM, invierà alla specifica applicazione il messaggio tramite intent broadcast con gli opportuni permessi. Questo intent broadcast andrà a svegliare l'applicazione che non deve stare per forza in esecuzione. Questo è proprio, diciamo, il modo in cui il sistema Android permette di gestire il servizio GCM senza tenere l'applicazione in esecuzione. L'applicazione, una volta che verrà svegliata e prenderà controllo del processore del dispositivo mobile, processerà il messaggio. Come prima, troviamo uno schema che sintetizza i passaggi per l'invio dei messaggi.
La terza fase è la ricezione dei messaggi da parte del dispositivo mobile. Il sistema riceve il messaggio e estrae l'eventuale coppia chiave-valore. Il sistema Android passa la coppia chiave-valore alla specifica applicazione via Intel, che vediamo scritta in verde nel secondo punto. L'applicazione estrae i dati e li elabora. Ad esempio, prenderà il messaggio che sarà stato inviato dal server. Contenente dal server, consideriamo sempre l'esempio dell'applicazione che gestisce il risultato in tempo reale. Il messaggio non sarà altro che una stringa di testo con la squadra, ad esempio, che ha segnato un gol. Pertanto, la terza fase, l'applicazione estrae dati e elabora, non è altro che estrae la stringa col nome della squadra che ha segnato il gol, ad esempio il marcatore, e la andrà a visualizzare sullo schermo, la fase di elaborazione del messaggio. L'ultima fase invece è la disabilitazione del servizio DCN. Allora, questa non avverrà automaticamente nel momento in cui l'applicazione verrà disinstallata dal dispositivo. Ma come avviene? Il server DCN tenta l'invio di un messaggio all'applicazione. Il sistema Android risponderà che l'applicazione è stata disinstallata oppure non è configurato un broadcast receiver per la gestione dell'intent. Il messaggio d'errore sarà chiamato proprio Not Registered. Una volta che il server GCN riceverà questo errore, marcherà il dispositivo come disabilitato e invierà questo errore anche al server dell'applicazione, che cancellerà il Registration ID dal proprio database. Allora, diciamo che la parte teorica è terminata. Ora andiamo a vedere, un'implementazione, di un'app che utilizza il servizio GCN. Allora, l'implementazione si divide in due parti. L'implementazione dell'app per dispositivo mobile, che sarà scritta in linguaggio Java, ovviamente, essendo il sistema operativo Android, e l'implementazione del server. Nella seconda parte, non vedremo codice, in quanto l'implementazione server può essere fatta in qualsiasi linguaggio di programmazione, in qualsiasi modo. Noi andremo soltanto a spiegare quali sono le funzioni, le fasi che deve seguire il server. Allora, il server. Allora, pertanto passiamo all'implementazione dell'app per il dispositivo mobile. Allora, come ogni applicazione Android, la nostra, dovrà essere dotata di un file manifest.xml. Adesso andremo a vedere come è, strutturato questo file. Allora, il package name sarà proprio com.example.gcn. Allora, facciamo attenzione già dal primo rigo, dove vedremo che min SDK version è uguale a 8. Questo non è, una scelta dello sviluppatore, ma una scelta obbligata, in quanto il servizio GCM è disponibile dalla versione Android 2.2 in poi. Pertanto la versione Android 2.2 equivale alla versione SDK 8. Poi andiamo a vedere i vari permessi che devono essere dati all'applicazione. Il primo è quello di potersi connettere a internet, di quello di gestire le informazioni degli account e poi il permesso Wakelock. Questo permesso serve per poter prendere, serve in quanto l'applicazione per processare il messaggio deve andare a risvegliare il processore dalla modalità di sleeping, cioè per prendere possesso del processore. Invece quest'altro particolare tipo di permesso, che termina con punto .receive, è proprio il permesso di ricevere e registrare i messaggi. Poi troviamo i permessi, uno che termina con punto C2D underscore message. Allora, questo permesso serve per poter dire al sistema Android che i messaggi che devono essere destinati a questa applicazione devono essere gestiti solo ed unicamente da questa applicazione e non da altre. Allora, continuando nel nostro manifest.xml, troviamo il receiver. Allora, il suo nome sarà .mybroadcastReceiver e
e avrà il permesso send, cioè potrà ricevere messaggi sotto la nostra applicazione, potrà ricevere messaggi unicamente dal framework GCM. Allora, il nostro receiver avrà dei filtri che verranno chiamati intent filter, e questi sono proprio il filtro che deve ricevere un intent receive, può ricevere un intent receive, che sarà quello diciamo di ricezione del messaggio, un intent che sarà registration, quello di ricevere in registration ID, e poi l'intent filter del package name com.example.gcm ci dirà che il messaggio che è stato inviato in broadcast a tutto il sistema Android, avendo nei suoi filtri proprio il package name dell'applicazione, consentirà proprio al messaggio di arrivare unicamente alla nostra applicazione e di non essere prelevato, cioè di non essere processato da altre applicazioni che avranno, diciamo, un broadcast receiver. Allora, tutti i servizi che vengono presi, diciamo, catturati da broadcast receiver, saranno processati dal My Intent Service. Allora, vediamo le varie fasi, come possono essere implementate. La fase di registrazione, abbiamo detto che la fase di registrazione. Allora, vediamo al centro della slide una piccola parte di codice, dove noi andremo a creare un particolare intent che termina con punto register, scritto in verde. A questo intent dovremo assegnare come extras l'application ID, che vedremo scritto come app, e il project number, che sarà scritto sender, che abbiamo detto prima si chiama sender ID, e poi verrà inviato l'intent. Il GCM server invia un intent scritto in verde se la registrazione avrà successo, contenente il registration ID. Ricordiamo che questo registration ID sarà inviato dall'applicazione al server dell'applicazione. Vediamo qui invece come viene implementata la gestione degli intent inviati dal GCM. Allora, vediamo l'implementazione in alto del broadcast receiver. Allora, dove andremo a effettuare un overriding dei metodi. Ricordiamo, l'overriding non è altro che la sovrascrittura di un metodo che è stato già dichiarato, ma di solito non implementato, cioè un metodo che è stato di cui conosciamo il nome, onReceive, ma non è stata, diciamo, implementato. In questo caso vediamo che tutte le operazioni catturate, possiamo dire, dal broadcast receiver saranno processate dal myIntent service, ricordando che lo abbiamo definito nel manifest.xml. Qui vediamo come vengono processati, diciamo, gli intent dal myIntent service. Allora, come prima cosa, ogni volta che riceveremo un intent, noi dovremo andare a risvegliare il processore. Infatti, vediamo che abbiamo istanziato un oggetto powermanager.wavelock e vediamo che con il comando swavelock.acquire noi andremo a prendere possesso del processore. Poi, una volta che sarà gestito il nostro intent, vediamo nel metodo in basso, onHandleIntent, vedremo che noi possiamo gestire due tipi di intent. Uno è quello registration, dove noi andremo a salvare il registration ID, oppure un altro è receive, dove noi andremo a ricevere il messaggio. Questi due intent verranno gestiti da due metodi, handle registration e handle message. Ho fatto ciò con il comando swavelock.release, noi andremo a rilasciare il processore. Pertanto, il processore potrà tornare in modalità di sleeping. Allora, passiamo ora all'implementazione lato server. Il server dell'applicazione può inviare messaggi sia ad un singolo device sia a molteplici device. In questo caso si parla di multicast message. Ovviamente, diciamo, l'invio di messaggi di un singolo device potrei dire che è quasi impossibile, in quanto non ha senso utilizzare questa tecnologia per l'invio di messaggi di un singolo device.
Pertanto, d'ora in avanti parleremo di multicast message. Possiamo costruire il messaggio in due modi: testo normale, plain text o in JSON. Per il multicast message bisogna utilizzare il JSON. Allora, per inviare un messaggio, il server dell'applicazione invia una richiesta posta al seguente indirizzo web. Il messaggio che invieremo sarà formato da due parti, HTTP body e HTTP header. Allora, nell'HTTP header avremo un campo chiamato autorizzazione, nel quale avremo l'API key. Questa API key sarà fornita dalla Google API Console nel momento di registrazione della nostra app sulla Google API Console. E il tipo di contenuto, se il messaggio sarà scritto tramite JSON o plain text. L'HTTP body invece conterrà vari campi. Il registration ID non saranno altro che il registration ID, cioè l'ID dei dispositivi che devono ricevere il messaggio. Collapse key è un valore booleano. Allora, esso serve, diciamo, per salvaguardare lo spazio di memoria nel GCM server. Mi spiego meglio. Allora, se ci arriva, diciamo, ci arriva una nuova email, possiamo pensare ad un'applicazione che, una volta che ci è arrivata la nostra email tramite il servizio GCM, il server ci invia un messaggio dicendoci solo di sincronizzare la posta col server in quanto c'è stata la ricezione di nuovi messaggi. Se arriva, diciamo, un nuovo messaggio, ma il messaggio dal GCM server ancora deve essere inviato al nostro dispositivo mobile, possiamo affermare che, diciamo, il vecchio messaggio può essere sostituito da un nuovo messaggio, in quanto i messaggi saranno perfettamente uguali. Pertanto questo collapse key, se è uguale a 1, il messaggio vecchio, se ancora non è stato mandato al dispositivo mobile, in quanto esso è offline, può essere sostituito col messaggio nuovo, che sarà identico. Se invece è uguale a 0, non sarà sostituito. Questo conto viene utilizzato quando, ad esempio, abbiamo il messaggio, diciamo, è un messaggio di un'applicazione, ad esempio, per una messaggistica istantanea, per una chat e via, dove non dovremo perdere alcun messaggio. Data è un struct contenente la stringa di testo e l'orario di invio del messaggio. Delay while idle, invece, è il tempo che il GCM server deve aspettare per inviare il messaggio al dispositivo mobile nel caso in cui esso sia offline. Pertanto, time to live, invece, è il tempo per cui il messaggio deve essere salvato nel GCM server. Per esempio, se il nostro dispositivo mobile sarà offline per più di 4 settimane, questo messaggio verrà cancellato, in quanto il time to live di default, ma può essere cambiato, sarà proprio di 4 settimane. Restricted package name sarà il package name dell'applicazione. Qui vediamo un esempio di invio di messaggio in JSON o in testo normale. Pertanto, vediamo che il messaggio in JSON è inviato al dispositivo mobile con registrazione di 4, 8, 15, 16, 26, 42. Lo score 4x8 è proprio la stringa di testo che deve essere inviato al dispositivo mobile. Time è l'orario di invio del messaggio. Allora, qui invece vediamo la risposta dal server GCM al server dell'applicazione. Allora, ricordiamo che questa risposta avrà un codice di stato HTTP e ricordiamo inoltre che il codice di stato HTTP 200 significa che i messaggi sono stati inviati correttamente. Allora, questa risposta da server GCM a server dell'applicazione conterrà i campi che vediamo sulla slide, il multicast ID e l'identificativo di multicast message. Success è il numero di messaggi processati senza errori. Failure è il numero di messaggi impossibili da processare. Ricordiamo che se il codice di stato HTTP sarà 200, failure sarà uguale a 0. Canonical ID invece è il registration ID dell'app all'ultima registrazione. Allora, quando nella fase di registrazione, per un bug della nostra applicazione, può succedere
che la nostra applicazione riceva più registration DD, cioè il nostro dispositivo mobile riceva più registration DD. Allora il sistema utilizzerà sempre solo l'ultimo ID che sarà assegnato al dispositivo mobile e non gli altri. Results invece è il vettore di oggetti rappresentante lo stato dei messaggi processati. Essa conterrà ad esempio il registration ID dei dispositivi a cui è stato inviato il messaggio, la stringa di testo che è stata inviata e altri campi. Allora, ora diciamo abbiamo finito anche la parte in cui spieghiamo come implementare sia l'applicazione sia per il dispositivo mobile sia il lato server. Adesso vediamo un test diciamo di un'applicazione che ha implementato il servizio DCM. Allora, l'app è stata installata su un dispositivo Samsung montante il sistema Android 4.03. Invece, per il lato server, è stata implementata una servlet Java caricata su Tomcat, caricata all'indirizzo web che vediamo, diciamo, nello screen a destra, dove il file.word che conterrà, diciamo, la servlet sarà proprio gcm-demo. Allora, vediamo qui uno screenshot della fase in cui non è registrato alcun dispositivo mobile sul nostro server dell'applicazione, su server dell'applicazione, e vediamo a sinistra invece la fase di installazione dell'applicazione. Subito salta all'occhio che tra i vari permessi c'è quello denominato sotto la dicitura strumenti di sistema, che dice di impedire il telefono di commutarsi in modalità sleep. Allora, questo diciamo non è vero, in quanto ricordiamo che i permessi che vengono visualizzati in questa schermata sono presi dal manifest.xml. Pertanto ricordiamo che nel manifest.xml abbiamo dato il permesso di utilizzare l'oggetto wakelock. Il sistema Android, nel momento dell'installazione, andrà a vedere soltanto il manifest.xml, ma non vedrà noi come abbiamo utilizzato questo oggetto. Ricordiamo che non è vero che il telefono è impossibilitato a commutarsi in modalità sleep, se non unicamente nella fase nella fase in cui si processa il messaggio, perché ricordiamo che una volta che noi abbiamo ricevuto il messaggio e abbiamo ottenuto il controllo del processore impedendo adesso di andare in modalità sleep. Una volta che abbiamo processato il messaggio, noi andiamo a rilasciare il processore, pertanto dopo potrà tornare in modalità sleep. Allora, una volta installata l'applicazione, subito essa tenta di registrarsi al servizio GCM, come vediamo, nello screenshot di sinistra. Pertanto vediamo che in questo caso la registrazione è andata a buon fine e pertanto anche sul nostro server abbiamo visualizzato che un device è registrato e notiamo la comparsa di un pulsante in basso. Qui siamo andati a premere quel pulsante dove non facciamo altro che inviare un messaggio a tutti i device registrati. Vediamo come la nostra applicazione notifica tramite un oggetto notification che ha ricevuto un messaggio nel screenshot in alto a destra, e poi vediamo in basso a destra che è visualizzata la stringa che è stata ricevuta dal GCM server, che sarà proprio di Welcome to DevFest Campania by GDC. Pertanto, ricapitolando, il servizio GCM non ha fatto altro che prendere questa stringa Welcome to DevFest Campania by GDG e consegnarla all'applicazione. L'applicazione di suo ha creato la notifica e visualizzato a video. Allora, qui in questa slide troviamo i link di riferimento, dove il primo link è proprio la pagina dove possiamo trovare tutte le informazioni di come utilizzare la tecnologia GCM. Invece il secondo link è, diciamo, il link di un servizio della mia università, Università di Studi Napoli Partenope, che permette agli studenti di creare uno spazio web personale. Questo l'ho messo in quanto la mia web app è stata caricata proprio sul mio spazio personale al seguente link. Allora, diciamo che il talk è terminato qui. Spero
spero che sarà utile ai sviluppatori Android come me. Grazie a tutti, alla prossima!